10, 9, 8, 7. Serie, vediamo se siamo all'altezza di Sion oppure no. Secondo me sarà meglio, però è tutto da verificare, anche soste BP come vediamo. Famosa salita Sante Marie, con parte delle strade bianche. Questo non è cronometrato, vero? Sempre meglio informarci. A sinistra. Oh, scusa. E cominciamo 19. Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di merda! Poi si ferma, forza. Qui è fermato. D'altra parte il cartello ci aveva avvisato. Immagino per il sole, voglio sperare. Ah, il vestito? Eh sì. Ma
giustamente, anche di nero. Dietro ogni curva c'è un paesaggio da fotografia, da video, da tutto. C'è scritto mezza via, ma non siamo ancora a metà. Comunque devo dire che per ora c'è tantissimo asfalto rispetto a Sion. Vediamo la seconda parte, però per il momento è tanto. Che si lamentava del troppo asfalto prima. Toscana è sempre dura, le strade bianche sono durissime. Gritta ci vuole, gritta! È uno sport di merda! Sono passati Nibali e Ballon, prima viaggiavano il quadruplo della maggior parte di noi.
andate piano in discesa ragazzi. Cronometrati ci uccidono. Io sono venuto qui per passeggiare, ma poi quando si vede il cronometro si spinge e si fa fatica comunque. Chilometri, dovrebbe mancare ancora il settore cronometrato e se si dimenticano io non rimane. Asfalto e
e ancora mi è piaciuto un po' meno il fatto che ci siano i tratti cronometrati, che mia particolare opinione. I tratti cronometrati si possono anche non spingere volendo, però tutti sappiamo che noi ciclisti, quando vediamo il cronometro, come si dice, la vena si chiude, quindi questo crea un agonismo che toglie molto alla gioia di pedalare insieme. Però questa è una mia impressione. Potessi, preferirei pedalare su percorsi e in eventi dove la parola cronometro non esiste, specialmente abbinato al mondo grande. Una richiesta particolare che mi piacerebbe fare a tutti i partecipanti, specialmente a quelli futuri chiaramente, è di tenere conto che intorno a queste manifestazioni ci sono tantissimi volontari che sono lì per farci divertire. E mi sono accorto che tutte le volte che scambiavo con loro due chiacchiere o esortivo dicendo buongiorno, ringraziando, si apriva un sorriso di gratitudine sulle loro facce. Questo perché probabilmente non tutti hanno questo tipo di approccio con le persone che sono lì a fare volontariato, ma anche e soprattutto a quelle persone che erano a presidiare l'incrocio, dove difficilmente ho visto partecipanti che si sono girati e hanno scambiato un sorriso, un grazie o un cenno di saluto. Ecco, questo mi piacerebbe che succedesse un po' di più, perché queste persone, ripeto, sono lì per farci divertire e farci divertire in sicurezza. Vi consiglio di andarla a fare perché è un'esperienza nel mondo del gravel, dove il gravel è nato, e perché si vedono dei posti spettacolari. Se vi capita, andate a fare la Nova Eroica o comunque prendetevi un weekend, andate a pedalare in quelle zone perché sono bellissime, sono comunque sempre segnalate, ci sono un sacco di percorsi tra Nova Eroica, Crete Senesi, l'Eroica, e quindi sicuramente farete l'esperienza.